Buonasera a tutti. Meglio non si poteva cominciare che con direi quasi un compleanno per il carissimo nostro amico Guglielmo e diciamo anche Melzaid, perché è giusto che si nomini completamente l'artista. Sono 50 anni della sua carriera che oggi noi abbiamo voluto onorare con questa mostra esclusivamente dedicata a lui. Cosa dire, Guglielmo non è solo un artista, è un carissimo amico a cui ci lega un'amicizia profonda con parecchi di noi, con tutta la cittadinanza, direi, piemezzese. Oggi presenteremo questa mostra, volevo soltanto dare alcuni ringraziamenti. Di fronte a me c'è Mago Sales, che è stato un onore, visto che era da tanto tempo che non ci vedevamo, averlo qui. Però voglio ringraziare il preside, quindi il dirigente scolastico del comprensorio pianezzese. Abbiamo qualche rappresentanza dalla regione, a nome dell'assessore alla cultura Poggio abbiamo qui il consigliere regionale Sara Zambaglia, un assessore comunale di un paese limitrofo al nostro che è di Alpignano, l'assessore alla cultura. Voglio anticipatamente, prima di dare la parola, ringraziare i critici d'arte che oggi ci fanno compagnia, Angelo Mistrangelo e la signora Giorgia Cassini. Vorrei soltanto ringraziare Guglielmo per tutto quello che ha fatto a Pianezza e soprattutto per averla resa un'isola felice nella cultura pianezzese e oltre mare, direi, perché le sue esperienze vanno oltre che l'oceano. Quindi bene, io vi ringrazio e passerei adesso la parola a Giorgia Cassini. Buon pomeriggio a tutti, per me è veramente una gioia trovarmi qui con voi quest'oggi a festeggiare il grande maestro Guglielmo Melzaid. Avevamo già annunciato che ci sarebbe stata questa mostra per i 50 anni di carriera durante una delle trasmissioni televisive che conduco, dove ho avuto il piacere di avere ospite Guglielmo. E oggi ho avuto ulteriore piacere nel visitarlo insieme alla moglie Anna in anteprima, ed è per me un ritrovarmi fra amici, fra grandi amici, perché fra noi c'è un'amicizia sincera che coltiviamo ormai da parecchi anni, oltre che un sodalizio artistico ormai consolidato. Primo dei critici d'arte che è Angelo Mistrangelo. Grazie a tutti e buona continuazione. Siamo qui con il grande maestro Guglielmo Melzaid alla sua mostra a Pianezza. Più che grande maestro sono Guglielmo, come ho detto. Essendo a Pianezza, Pianezza mi ha aiutato a stare coi piedi per terra, perché tutto dove esci, tutto dove vai, sei Guglielmo. Una mostra molto particolare per me, abituato a girare il mondo, ci ho preso i quadri dal mio studio, portati qui a 200 metri, sembrava incredibile. Una cosa facilissima, tra l'altro. Poi con gli amici che ti apprezzano, maggior ragione. Beh, la mostra sono i miei quadri che... Allora, ho portato 60 quadri, presi quasi a casaccio dal mio studio, perché ne ho parecchi di soggetti, più o meno sono questi. Sono tutti diversi i miei quadri, ecco. Tutti diversi, mai ripetuto un quadro. Per quello che ho preso i numeri che servivano per riempire le pareti. Quindi basta giocare sui soggetti, sulle moto, sulle macchine, sui bimbi, sulla natura, sulla frutta, su tutto. Qualsiasi cosa che mi ha emozionato io l'ho dipinta. Ecco, stavo dicendo la mostra dietro casa, che davvero venire qui a 200 metri sembra incredibile. Io in questo momento sto esponendo a San Pietroburgo, in contemporanea. Quindi San Pietroburgo è una città abbastanza distante, in contemporanea c'è stato questo gemellaggio invitato dalla città di San Pietroburgo, invitato dalla città di Pianezza, quindi è un bel bilancio, una bella soddisfazione. Cosa si sente di dire in questo periodo particolare della storia d'Italia e del mondo in merito a questa pandemia? Cosa si sente di augurare ai nostri giovani? No, se la devono cavare loro.
Nel passato l'uomo ha superato dei periodi molto difficili e li ha superati. I giovani hanno davanti tutta la vita, quindi si aggiusteranno, non dobbiamo preoccuparci più di tanto. Quindi no, è un momento particolare, può darsi che sia difficile, ma le difficoltà fanno crescere. La ringraziamo di cuore per aver donato a Pianezza questa giornata e queste giornate che ci saranno piene di emozioni. Saluto gli amici e non amici, logicamente, tutte le persone che sono venute a vedere la mostra, ringrazio per l'attenzione. Sono disponibile a domande, perché il quadro sono dei colori messi sopra, può darsi che diano una sensazione, per parlare della storia del quadro, dell'intenzione che io ci ho messo, un'altra cosa. Ciao a tutti. Siamo qui con il sindaco di Pianezza, Antonio Castello, alla mostra di Guglielmo Melzei. Buongiorno a tutti e con grande piacere che siamo riusciti ad aprire questa mostra, una mostra importante per Pianezza, perché siamo riusciti ad avere all'interno di questo bellissimo palazzo che abbiamo recuperato con una bellissima pertinenza, siamo riusciti ad avere Guglielmo Melzei. Guglielmo rappresenta in parte la storia del nostro comune, negli ultimi 50 anni ha portato ovunque il nome di Pianezza in modo positivo, valorizzandolo, e sia con le sue opere sia come persona, una persona d'arte, di cultura, che non solo ha dato un contributo nel mondo, ripeto, della pittura, ma anche ha portato e aiutato il nostro paese a crescere con una serie di iniziative, valorizzandolo e determinando anche una crescita culturale importante. Di Guglielmo non possiamo che essere grati, ripeto, per la sua vicinanza e soprattutto perché lui ha avuto sempre a cuore Pianezza, in ogni occasione, in ogni momento ha cercato di mettere in evidenza la sua vicinanza a Pianezza e al territorio. Ricordo bene quando ha presentato il libro Siamo Liberi, dove racconta di suo papà che era stato rinchiuso a Mauthausen. Siamo riusciti a distribuirlo in tutte le scuole, avendo un grande successo, avendo anche il plauso del presidente allora Napolitano. È un modo di dire che Guglielmo non ha tenuto per sé quello che ha fatto, ma l'ha tenuto e l'ha voluto donare al comune, l'ha voluto donare a Pianezza, e di questo non possiamo che esserne grati. Grazie Guglielmo, grazie alla tua amicizia e grazie di essere di Pianezza. E qui con noi il candidato sindaco per Insieme per Pianezza, Roberto Signoriello. Ciao a tutti, innanzitutto siamo qui alla mostra del nostro amico Guglielmo, che ci tengo a ringraziare in modo particolare perché, oltre ad essere un amico, è un artista che ha dato molto alla nostra città di Pianezza. Grazie. Il consigliere regionale Sara Zambaia è qui con noi alla mostra di Guglielmo Melzei. Buongiorno a tutti, io ho portato in questa occasione i saluti del nostro assessore regionale Vittoria Poggio per complimentarci come consiglio regionale, come regione Piemonte, con un professionista, un artista di eccezione che è Guglielmo Melzei. Io lo faccio nella duplice veste anche di consigliere comunale e soprattutto da concittadina. Con Guglielmo ci conosciamo da diverso tempo, da anni abbiamo avuto modo di collaborare insieme, ma soprattutto è un orgoglio, ripeto, da concittadina sapere di avere nella propria cittadina un professionista di questa taratura, conosciuto anche all'estero, perché è una di quelle persone che esporta Pianezza, e per noi questo è un grandissimo motivo di orgoglio. Quindi io, nel complimentarmi con lui e nel farlo a nome anche dei miei colleghi del Consiglio e della Regione Piemonte, voglio augurargli veramente il meglio, altri 50 anni di carriera, perché se promettono come questi 50 anni non può che essere un ulteriore successo. Quindi complimenti veramente Guglielmo per tutto e buon lavoro ancora. E in questa meravigliosa mostra abbiamo anche il dirigente scolastico del comprensorio di Pianezza, della scuola media, dottor Sparagni. Buonasera a tutti, è per me un grande onore aver ricevuto l'invito per questa inaugurazione di questa mostra meravigliosa, oserei dire. Sono rimasto veramente colpito, conoscevo il maestro Melzei ovviamente per fama, no? Io non sono pianezzese né piemontese, ma ovviamente la sua eco risuona in tutto il mondo, quindi conoscevo già il maestro, ma poter vedere dal vivo la sua opera è veramente stata un'emozione veramente grande. Sono contento, sono rimasto particolarmente meravigliato, così colpito, emozionato, quando nel momento della presentazione
il maestro che è così abituato a esporre in tutto il mondo, quando è esposto nella sua pianezza ha avuto così un momento di commozione, e questo forse è stato il segno del suo grande cuore e del suo amore per la sua terra. Grazie. Anche qui presente la nostra Alessandra Tabarragni, artista e pittrice. Grazie. E beh, sono qua perché, essendo un'artista, sono venuta a vedere la mostra di Guglielmo Metzger. E devo dire che è bravissimo. Io quando vedo i suoi quadri mi incanto e dico, ma anch'io sono un artista, però non penso di raggiungere, di aver raggiunto il livello che c'ha Metzger. Qui a Pianezza facciamo tantissime cose. Una di queste, la prossima, sono d'accordo con il sindaco, sarà una mia mostra e mi auguro che anche la mia mostra possa andare bene. Niente, devo dire grazie al sindaco, a tutta la giunta, di tutto quello che fanno per Pianezza, che fanno veramente delle bellissime cose per Pianezza e anche per tutti noi, per noi cittadini. Clementina Giacometto, ex sindaco di Pianezza dal 97 al 2001. La giornata di oggi mi riporta 25 anni fa. Allora ero sindaco di Pianezza, avevo pensato di fare un omaggio, quindi facendo questa esposizione a Guglielmo Metzger, che era un pianezzese, secondo me aveva il diritto di avere gli onori di questo paese, visto che comunque è famoso nel mondo e è vero che si è sempre profeti, ma non nel proprio paese. Guglielmo all'epoca aveva creato questa mostra volutamente allestita all'interno della Villa Leumann, l'attuale sede del comune. Era stato un evento importante, come lo è quello di oggi. Avere la riconoscenza per un artista che opera all'interno del paese, secondo me, è un dovere che dobbiamo fare, perché i cittadini e le persone che pur avendo fama nel mondo continuano a rimanere nella loro città, vuol dire che comunque pensano di fare delle opere che hanno il diritto di essere riconosciute e amate dai cittadini. Io ammiro questa mostra di oggi, ho rivisto nei colori di Guglielmo la stessa verve di 25 anni fa, e queste mostre, questi quadri mi continuano a mettere allegria. Quindi anche oggi per me questa è stata una giornata bella di colori e vivacità. Grazie. Rosanna Fassino, presidente della Proloco Pianezza, qui alla mostra di Guglielmo Metzger. Cosa vi posso parlare di questa mostra, che per me è una cosa che mi tocca un po' il cuore, perché è un pianezzese nato a Pianezza. Quando io ero piccola e lui era proprio infante, abbiamo giocato tanto assieme, quindi l'ho visto crescere, l'ho visto conquistare così con questa pittura che ha incantato un po' tutti, è il nostro orgoglio pianezzese. Mi ha fatto piacere che il comune abbia organizzato questa mostra per i suoi 50 anni di attività, che li merita tutti, è un grande pittore.